Di giorno impiegato dell'ufficio imposta, di notte barbone. L'uomo è stato trovato senza vita tra i rifiuti della sua abitazione dai sanitari del 118. Lui stesso li aveva allertati poco prima di morire. È accaduto nel Tarantino. Cordoglio e commozione oggi nella Basilica di San Nicola di Bari per i funerali di Salvatore Di Staso, grande uomo di cultura prestato alla politica. Non è cominciata sotto i migliori auspici la stagione crocieristica di Bari. La pioggia è un problema ai Finger. Fanno spazientire i responsabili della MSC, l'autorità portuale si scaglia contro la società che gestisce il terminal passeggeri. Sono entrati nel vivo i riti della Settimana Santa, a Bari si rinnova la tradizione dei sepolcri, a Francavilla Fontana si ripete il suggestivo pellegrinaggio dei pappamusci, collegamenti in diretta durante il telegiornale. Buonasera, ben ritrovati col TG Nord, per iniziare il notiziario, diamo uno sguardo ai titoli degli altri TG. Frederick Vernerelli è chiuso nel carcere di Regina Coeli. A firmare il trasferimento dagli arresti domiciliari alla cella è stato il GIP, convinto che l'uomo abbia mentito. Forse era drogato, scrive il giudice, e probabilmente per questo non si è sottoposto al narcotest. Ma la difesa dice non c'è alcuna esigenza cautelare. Caso all'Italia, i tempi sono strettissimi, occorrono offerte concrete e rapide. Così il ministro Padoa-Schioppa contro dopo l'ipotesi di un'accordata italiana per la compagnia di bandiera. Berlusconi rilancia un prestito ponte per favorire i nostri imprenditori. La CISL, responsabilità gravissime di Prodi. La CGIL, si rinvii tutto a dopo il voto. Padoa-Schioppa, chi vuole all'Italia si faccia avanti subito. Banca Intesa, non siamo interessati. Sindacati, trattativa dopo il voto. Berlusconi insiste, è possibile una cordata italiana, anche i miei figli disponibili. Il governo dia un prestito ponte, Prodi serve un impegno concreto. Veltroni, il cavaliere oggi contro Air France, Fini ieri era favorevole, il PDL di nuovo diviso. Casini, non servono trovate elettorali. La commossa ha preso parte oggi a Bari ai funerali di Salvatore Di Staso, l'uomo di cultura, prestato alla politica. Una sobria cerimonia, quella funebre celebrata da Don Arezzo nella Basilica di San Nicola per la sepoltura dell'ex presidente della Regione Puglia, Salvatore Di Staso. Al rito hanno preso parte i rappresentanti del mondo delle istituzioni, del mondo universitario, dell'economia, della finanza e dell'imprenditoria, insieme alla famiglia dell'insigne docente universitario e a tanta, tanta gente. Di lui sono state ricordate dal presidente della giunta regionale Nichi Vendola, dal magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari Corrado Petrocelli, dal figlio Walter, le doti e le qualità di uomo e di professionista. Nini, come lo chiamavano in famiglia e gli amici, i più intimi, lascia un vuoto nella società pugliese e verrà ricordato per quello che ha fatto per la sua terra. Dopo la cerimonia funebre, il feretro del 71enne ex governatore della regione Puglia è stato portato a Putignano, città natale della moglie, per la tumulazione. Arriva dal Tarantino una triste storia di degrado e abbandono. Un uomo ha chiamato il 118, ha accusato un malore. Quando i sanitari sono arrivati nella sua abitazione l'hanno trovato senza vita, forse vittima di un infarto. Ma la vera scoperta è stata un'altra. L'uomo viveva tra i rifiuti in una casa discarica, proprio come un barbone. Protagonista è Gabriele Di Carro, di 52 anni, un impiegato modello della Soget, la società di riscossione delle imposte. Dalla doppia personalità è accaduto a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Sul caso sono state avviate le indagini. Voltiamo pagina, non è iniziato sotto i migliori auspici la stagione crocieristica di Bari, la MSC protesta e l'autorità portuale si scaglia contro la società che gestisce il terminal passeggeri. Sentiamo Antonio Loconte. Non si può certo dire che l'inaugurazione della stagione crocieristica del porto di Bari sia stata una sinfonia. La pioggia, ma soprattutto un problema tecnico al Finger, hanno complicato la breve sosta dei 3.200 passeggeri della MSC. La compagnia, tra i migliori clienti dello scalo barese, ha protestato, rendendo ancora più difficile il rapporto tra autorità portuale e Bari Porto Mediterraneo, la società che gestisce il terminal passeggeri.
chiederemo conto, in particolare all'amministratore delegato, del perché non è stato fatto nei giorni precedenti all'arrivo della nave una verifica del funzionamento del Finger. Dall'autorità portuale l'invito ad una maggiore attenzione, indispensabile per non perdere le grandi opportunità offerte dal varo entro il 2010 di 30 nuovi giganti del mare, il 40% dei quali destinati al Mediterraneo. Al Sea Trade di Miami, la più importante rassegna del settore al mondo, è stata presentata la Puglia Terra Colorata di Luce. Lo slogan è piaciuto, nel 2008 attraccheranno 135 navi, l'ultima il 2 dicembre. Novità assoluta l'arrivo della Royal Caribbean Cruises, seconda compagnia a livello mondiale. Sarà Bari con la Azamara, destinata alle crociere da Nababbo. Evitare gli errori consentirà al porto di Bari di sbarcare nel segmento delle crociere di lusso, con la concreta possibilità di superare il record storico di 350.000 passeggeri stabilito l'anno scorso. Come previsto, è arrivato il maltempo al sud. Nel pomeriggio è caduta la neve sul Campobasso, oltre che in Alto Molise sulla cima di Campitello Matese. Automobili imbiancate, ma fortunatamente non si segnala nessun disagio. A Matera invece, a causa di un violento nubifragio e di una graninata che si sono abbattuti intorno alle 13.30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per allagamenti di garage e cantine in diverse zone della città. Il maltempo però per fortuna non ha compromesso in Puglia i riti del Giovedì Santo. A Francavilla Fontana, nel Brindisino, si ripete il pellegrinaggio dei pappamusci. Siamo collegati in diretta con Pamela Spinelli. Buonasera Pamela. Sì, buonasera da Francavilla Fontana, la città degli imperiali. Intanto dicevo subito che Francavilla è una fra le cittadine pugliesi che maggiormente sente e vive lo spirito della Settimana Santa. Il giovedì e il venerdì santo soprattutto sono due giorni particolarmente sentiti dai francavillesi. In questo periodo infatti la città è come se venisse catapultata indietro di decenni. Oggi giovedì santo è il giorno del pellegrinaggio ai sepolcri dei pappamusci, così come li chiamano qui in paese. Ma chi sono i pappamusci? I pappamusci, li vedete adesso in queste le nostre immagini, sono gli incappucciati penitenti della Congregazione del Carmine. Hanno il viso coperto dal cappuccio a garantirne l'anonimato, hanno addosso una veste bianca, a volte semplice, a volte ricamata, un bastone in mano e a piedi rigorosamente scalzi. Si muovono sempre in coppia, come a sostenersi l'un l'altro. In realtà ogni cappuccio bianco ha un volto, un nome, una colpa da espiare. Il pellegrinaggio dei pappamusci è iniziato questa sera intorno alle 19. I pappamusci sono usciti dalla chiesa della Madonna del Carmine, che è quella che avete visto poco fa alle mie spalle, e in questo momento si stanno spostando man mano da una chiesa all'altra per sostare e fare visita in preghiera ai sepolcri dove riposa il Cristo morto. Questo il rito odierno della settimana del Giovedì Santo. Domani invece ci sarà la processione dei misteri. Da Francavilla Fontana è tutto, vi restituisco la linea. Benissimo, grazie Pamela. E da Francavilla ci spostiamo a Bari per un'altra tradizione del Giovedì Santo, quella dei sepolcri, il classico pellegrinaggio per le chiese della città. Noi dovremmo essere in collegamento con Beppe Sallone da Bari. Buonasera Beppe, sei già lì? Dovremmo essere collegati con Bari appunto per seguire anche dal capoluogo di regione quelle che sono le tradizioni legate al Giovedì Santo. Chiedo ancora una volta se c'è il collegamento con Beppe. Sì? Va bene. Allora andiamo avanti, per il collegamento torneremo più tardi. Occupiamoci dell'ultima divertente trovata di Radio Norba. Tupo Matera, la radio più amata del sud Italia, si rimette in vetrina, questa volta a Bari con tanti ospiti d'eccezione. L'appuntamento è per domani e dopodomani. Altro appuntamento con Radio Norba in vetrina, e questa volta in vetrina con Radio Norba ci sarà la città di Bari. Sarà proprio il capoluogo pugliese ad ospitare venerdì 21 e sabato 22 lo studio radiofonico allestito nella vetrina Sisley della centralissima via Sparano. Protagonista della due giorni sarà proprio Bari con i suoi baresi doc. Tanti infatti saranno gli ospiti che si alterneranno ai microfoni, dal primo cittadino Michele Emiliano nelle vesti di narratore e cantore della sua città ai grandi attori di origine proprio barese, Sergio Rubini e Riccardo Scamarcio. Ospiti della kermesse saranno anche Fabio e Mingo di Striscia la Notizia e il re del Mudù, Uccio De Santis.
Ma le sorprese ancora non finiscono qui, perché spazio sarà dato ancora, come sempre, alla grande musica. E ospite di Radio Norba sarà anche la amatissima boy band delle Vibrazioni. L'appuntamento è quindi per venerdì e sabato in diretta dalle 17 alle 20 da Via Sparano a Bari con Radio Norba in vetrina. E come annunciato dovremmo essere pronti per il collegamento con Bari per i riti della Settimana Santa con Beppe Stallone. Buonasera Beppe. Sì, buonasera a voi, spero che sia tutto in ordine ora che ci possiate vedere qui davanti all'ingresso della chiesa di Sant'Anna nel Borgo Antico. Con me il presidente della prima circoscrizione Mario Ferorelli, la circoscrizione San Nicola Murat. È già iniziato il via vai di questa sera con questo Borgo Antico che si vivacizza in queste occasioni, ma non solo in questo. Sì, no, oramai lo dicevo prima, la cosa bellissima di Bari Vecchia di oggi è proprio il fatto che non viene più vissuta soltanto nel periodo dei sepolcri, ma viene vissuta tutto l'anno. Però è chiaro che in una giornata come questa, peraltro anche molto fredda, ci si stringe moltissimo intorno a questa tradizione bellissima dei sepolcri. Diciamo subito che con questa chiesa di Sant'Anna ce ne sono tante altre piccole chiesette, San Marco i Veneziani e tante altre nella zona, che già sono state letteralmente prese d'assalto dai fedeli e dai curiosi. Diciamo che la messa in Cena Domini è appena terminata in cattedrale, quindi prima delle 20 non si potevano aprire in sostanza queste chiese. Adesso stanno vedendo qui, la gente si ferma, prega, osserva anche come sono stati allestiti questi sepolcri di Bari, che sono sempre molto caratteristici, davvero belli, insomma. Sì, no, sono bellissimi, non lo devo dire io, ma la cosa bella è proprio aver notato come si è puntuali e precisi nelle liturgie. Avete potuto vedere, non si è potuto entrare dentro la chiesa finché non sono arrivati i sacramenti, soprattutto alle 8 precise si è potuto verificare che arrivava la processione e siamo potuti entrare. Infatti diciamo ai telespettatori e anche ai nostri colleghi che eravamo lì, non sapevamo se saremmo riusciti a far vedere qualcosa di uno dei sepolcri di Bari. Ci siamo riusciti, ma proprio in tempo, perché alle 20 hanno aperto il portone della chiesa. E poi ci sono anche non solo gli aspetti ovviamente religiosi, ma anche quelli un po' più profani che fanno parte dell'humus stesso qui dal Borgo Antico di Bari, come per esempio la vendita delle sgagliozze. E prego Pasquale D'Antova di inquadrare le signore che sono già lì pronte ai fornelli per vendere appunto questo prodotto caratteristico, insomma, di Bari Vecchia. È così, Mario? No, sì, a parte le sgagliozze, che sono veramente sgagliozze propizie, un classico di Bari Vecchia, ma devo dire che proprio anche sembra quasi che qualcuno dalla sua abbia pensato anche la giornata e il clima giusto, perché si è ritornati nel clima quasi natalizio, quasi per delle festività religiose, che notoriamente è sempre un po' rigido, e quindi fa sì che tutto venga. E poi quest'anno, fra l'altro, veramente è passato pochissimo tempo fra Natale e Pasqua, quindi sembra un po' di continuare a rivivere un'atmosfera natalizia, anche se siamo a Pasqua, siamo nel Triduo Pasquale, iniziato stasera per la passione, morte e resurrezione appunto di Gesù Cristo. Noi, se non avete domande da studio, restituiamo la linea, però prima vi ricordiamo che nelle prossime edizioni, nella quarta di TN7, saremo a Noicattolo, dove c'è una tradizione, quella dei crociferi, davvero molto particolare, e la faremo vedere appunto nel prossimo appuntamento. Grazie al presidente Ferorelli, a voi la linea. Benissimo, grazie Beppe, grazie a voi per essere stati qui con noi. Scusate, questa edizione del notiziario, arrivederci e buona serata.